Spinge i suoi guilotti giù dal nido, vola veloce dietro di loro e prima che essi tocchino terra, la mamma si pone tra i suoi piccoli del suolo, evitando loro un impatto fatale. Una delle prime volte che entrammo in biblioteca ci fu raccontata questa storia. Oggi noi possiamo affermare con certezza che dietro ad una così piccola metafora si nasconde una grande verità. Il significato di questa storia potrà a alcuni di voi sembrare banale, ma forse, ascoltandoci, ne comprenderete il vero significato. È un uragano la nostra mamma Falco. E ora vi raccontiamo un po' di lei. Una delle prime volte che la incontrammo ci ospitò in quella che da un anno a questa parte diventò la sua casa, la biblioteca scolastica. E come ogni buon padrone, ci fece accomodare. Si presentò, disse chi era, raccontò la sua storia. Restammo zitti, immobili, per circa un'ora, assorti da un racconto che parlava di vita vera. E in quel momento tutti noi ci sentimmo partecipi di quella piccola grande storia che toccò il cuore di tutti noi. Notammo i suoi occhi difettosi, distrutti da una malattia che da troppo tempo la sfida e non le dà tregua. Occhi che furono sempre un ostacolo relativo, perché sebbene possa sembrare il contrario, è dotata di una vista per cui non servono occhi. Ogni giorno era una scoperta nuova. Tramite le sue parole e la sua preziosissima collezione di libri abbiamo girato il mondo, scendendo nell'Ade con Orfeo alla ricerca di Euridice, passeggiando per le vie di Samarcanda per sfuggire alla morte, scottandoci al tocco della calda sabbia d'Egitto, il giro del mondo stando fermi, seduti in quella che inizialmente era solo casa sua e successivamente diventò anche la nostra. Forte e decisa come pochi, ci ha insegnato a dire sempre cosa pensiamo, senza mai essere presuntuosi, a sfidare con un sorriso quei diavoletti che cercano di ostacolare i nostri piani, ma non dargliela mai vinta. A credere fermamente nelle nostre ambizioni, perché la vita è il dono più bello che abbiamo ed in ogni istante dovremmo onorarla facendo ciò che più ci piace e gratifica. Ci sta insegnando a vivere. Un vero fiume in piena. E noi, come delle spugne, non possiamo far altro che assorbire ogni goccia che lei ci regala, dal più piccolo gesto al più grande insegnamento. Ci ha insegnato che ogni cosa respira, parla, basta semplicemente saper leggere tra le righe. Come una quercia, lei non sta invecchiando, ma continua a diventare grande. Grazie. Grazie per ogni momento vissuto insieme, per ogni istante in cui hai creduto in noi, per tutte quelle volte che ci hai spinto giù dal nido e sei stata pronta a riprenderci in caso di pericolo, per tutte le volte che ci hai ascoltato e soprattutto grazie per averci amato nel modo più puro e profondo possibile. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi.